Allora, oggi al nostro Hot Corner, qui a Lausonia, al Lido di Venezia, è venuto a trovarci Peter Marcias. Ciao a Grazie tutti, Peter per grazie essere a passato voi, qui. grazie a voi. Perché Peter a Venezia? Perché alle giornate degli autori con un documentario, lo chiamiamo documentario, ti va bene come Sì, termine? Film documentario, adesso cerco, su un personaggio enorme del Novecento italiano. Dillo tu perché. Nil Degliotti, Nil Degliotti, Ti sei messo proprio con un personaggio, insomma, da niente. Sì, Nil Degliotti, Il tempo delle donne, perché all'inizio era solo Nil Degliotti, poi dopo tutto lo studio e la ricerca, i repertori, eccetera, ho preferito allungare il titolo e mettere Il tempo delle donne. È un film che racconta una grande politica italiana, madre costituente, partigiana giovanissima e poi tre volte presidente della Camera con un grande successo parlamentare. Film di fantascienza, Un film di praticamente. fantascienza. E, insomma, ha iniziato e ha finito, si è dimessa poco prima della sua scomparsa perché aveva capito che stava per andare via. Insomma, Altra anomalia in Italia, le Esatto, dimissioni. esatto. Grande, grande personaggio e grande personaggio che ha, come dire, lavorato per l'universo femminile e non solo. Esatto, anche per l'Italia. Per farlo hai scelto una voce particolare, una voce d'eccezione, non una voce qualunque, insomma. Sì, Paola Cortellesi. Paola fece uno spettacolo 10 anni fa su Nil Degliotti che si intitolava Leonilde e che è andato in scena pochissimo, è Ah, andato in scena a infatti non lo sapevo. Roma un paio di repliche, però è un personaggio che lei amava Amato. e ama diciamo tantissimo, e dunque ci siamo trovati, la mia esigenza era raccontare Nil Degliotti e la sua esigenza di esserci come voce narrante, ma anche film rouge, perché lei compare nel film perché tocca tutti i luoghi di Nil Degliotti, dal Parlamento, dalla sua Reggio Emilia, dalla terra natale di Nil Degliotti e tanto altro. Insomma, un personaggio interpreta se stessa, è un personaggio un po', Bello. come dire. Senti, come ci si appro... Ah, tra l'altro ricordiamo che invece Nil Degliotti, Il tempo delle donne, uscirà poi, passa quelle Sì, giornate degli autori, ma... passa qui la giornata degli autori, ma uscirà al cinema distribuito da iWonder Ah, Pictures ok, quando? e dovrebbe uscire a fine ottobre. Perfetto, quindi qui c'è, diciamo, qui c'è l'anteprima Esatto, ufficiale, poi esatto, dovete vedere. Ma esatto, come ci si approccia a un personaggio del genere? Perché alla fine non hai sentito la pressione, perché poi se sbagli anche a mettere le mani su un personaggio del genere... esatto. Ma guarda, mi sono documentato tantissimo perché ho visto tantissimo materiale su di lei e non ti nascondo che mi piace raccontare, fare dei ritratti al femminile. Ho già girato un documentario su Liliana Cavani che è stato 10 anni fa, proprio 10 anni fa, qui alle Giornate degli Autori, un documentario su Piera degli Esposti. È caso, Ah, quindi una trilogia sta una uscendo trilogia, ma una praticamente. trilogia anche che sono tutte emiliane. Dunque, Ah. a caso, i personaggi che ho toccato sono tutte e tre emiliane. Dunque, sì, ho avuto molta difficoltà all'inizio perché il materiale era vasto. Erano vasti i discorsi parlamentari, erano tantissime le persone con cui discutere e farmi raccontare. Sono andato in una direzione un po' più originale, ci ho detto voglio raccontare delle cose diverse, perché documentari su Nil Degliotti, come su tutti gli altri personaggi, sono stati Certo, fatti. certo. Allora ho detto devo andare anche a cercare personaggi che non sono stati intervistati. Per fortuna le tre amiche del cuore, anche loro quasi novantenni, non erano mai state intervistate. No, Dunque, no. E dunque ma questa ho è una iniziato. stranezza Sì, però. perché poi alla fine vanno tutti ad intervistare i politici che sono stati, diciamo, Che che hanno hanno, lavorato esatto, che per la hanno donna. lavorato. Le amiche raramente no, perché poi raccontano degli aneddoti di infanzia, delle cose che magari non sono tanto interessanti. Invece mi sono fatto raccontare e mi sono sembrati più interessanti. Infatti tocco più la donna che la personaggio politico. Ah, che è ancora più interessante. Sì. Senti, quanto è inquietante però che una figura come Nil Degliotti sia ancora oggi troppo moderna? Cioè, moderna andrebbe anche bene, ma appunto da dire che è un film di fantascienza, perché siamo quasi andati indietro dal punto di vista, cioè al Sì. livello politico, per A livello esempio. politico, sì, diciamo che le battaglie che ha fatto, la cosa che mi ha incuriosito di più di lei è questa sua immagine molto severa, molto Sì, era molto però austera nello anche. stesso tempo
aveva questa armonia, questo garbo, e poi mi incuriosiva sempre il fatto che era circondata da uomini. Adesso sì, siamo un po' tornati indietro su delle tematiche femminili e tanto altro, però grazie alle sue battaglie, grazie alle battaglie che sono state fatte da tante altre donne, Certo. perché lei non era sola. In quegli anni c'erano tante femministe, c'era il Partito Sì, Radicale, eh c'era... sì. lei era la parte del Partito Comunista forse più moderna, però è bello che comunque la stiamo ricordando. Mi sembra sempre che non sia ricordata abbastanza. Questo è vero, infatti stavo per chiedere, non è ricordata Non è ricordata abbastanza, non abbastanza, è celebrata quest'anno cade abbastanza. il centenario e dunque ci sono state tante iniziative, però io che mi informo, leggo tantissimo, mi sembra sempre che non sia ricordata altanto giusto, insomma, quello che Sì. Esatto, dicevi tu, perché comunque è un personaggio che ha fatto veramente tanto, ha non è portato avanti pazzesco. tantissime battaglie come quelle riguardanti il diritto di famiglia, si è Certo. alleata per la questione sul divorzio, sull'aborto, insomma, delle tematiche che in Italia erano molto discusse, e poi è un personaggio che è stato abbastanza bistrattato per la sua relazione d'amore con Palmiro Togliatti, che era molto più Eh giovane di sì. Beh, lei, insomma, un personaggio molto affascinante. Da curioso, film, molto, dopo il fin molto, documentario, molto, da biopic. esatto. Senti, faccio l'ultima domanda. Siamo qui a Venezia, distanze di sicurezza, ma all'aperto, dopo mesi di lockdown. Ci avresti creduto tu 4-5 mesi fa che la Mostra di Venezia Ma si sarebbe fatta? guarda, in cuor mio sì, perché ho lavorato da casa con grande serietà, come per dire, finiamo perché dobbiamo riniziare. I dati adesso sono di nuovo un po' Sì. così sconfortanti, però dobbiamo, come dire, rispettare le distanze e fare in modo che riparta tutto, perché è necessario che ci rimettiamo a lavoro, seppur con tutte le precauzioni. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna rinchiuderci di nuovo, Hai dobbiamo ragione. stare molto attenti, lavorare, portare avanti con grande difficoltà, però infatti è un grande segnale che ci sia, La mostra, esatto, che ci sia assolutamente. la mostra, che siamo tutti in fila, controllati, però Che siamo qui, che è un ci segno di siamo. ripartenza, ma è un segno di ripartenza anche per il pubblico. Infatti, anche se non mi interessa, a volte mi vado a vedere il botteghino, tu dirai perché non c'hai nessun film Ma per vedere la gente che va al cinema. per vedere Sta crescendo, esatto, dici? quanto sta crescendo, e mi ha fatto piacere, dico, Christopher Nolan sta Sì, portando al Tenet, cinema sì. tutte queste persone, ma Anche After anche 2, altri, sì. esatto, dunque dico, benedette queste pellicole che stanno riportando la gente a riassaporare il cinema, qualsiasi film sia, bello, brutto, però è importante che la gente si sieda di nuovo in sala e si emozioni e È stia... verissimo. Ecco, questa è un po' la cosa principale. Allora, noi ringraziamo Peter Macias, Grazie, però a grazie fine ottobre aspettiamo anche Neil Deyot, il tempo a voi. delle donne. Grazie Grazie mille, Peter. grazie, grazie.